Buonasera a tutti, siamo tornati qui con il sesto video. Finalmente il mondiale è iniziato con una partita spettacolare, Russia-Arabia Saudita, finita 5-0 per la Russia, partita praticamente dominata dal primo minuto fino al 90esimo. L'Arabia Saudita non è riuscita nemmeno a tirare una volta in porta praticamente, quindi partita stradominata dalla Russia, meritatamente diciamo ha vinto, si è conquistato i 3 punti. E quindi mo la Russia con questa ampia differenza reti, secondo me potrà dire molto in questo girone, anche se vedo lo stesso il mio Uruguay diciamo vincente in questo gruppo, perché comunque la Russia sinceramente si è sfidata con un avversario non di basso livello, di più. Solo noi abbiamo subito un gol da questa squadra, l'Italia, quindi non so veramente come si può fare. Loro e l'Arabia Saudita giocati in questo modo, facevano 3-4 passaggi tutti di vita, qua sembra veramente che giocavano. Poi appena arrivava a 30 metri dalla porta più o meno, perdevano palla, contropiede, gol della Russia. Questo è il riepilogo della partita. Così ha giocato praticamente l'Arabia Saudita. Quindi non ha fatto nemmeno un tiro in porta, quindi con un portiere come Akinfeyev, portiere della Russia che di papera ne ha fatto, pure un tiro in porta, non sa una mezza papera, niente. Comunque vorrei dare fiducia agli arabi nel caso in cui vedessero questo video, perché voi mettete sotto il titolo che lo vedete, perché vi che molte persone, no molte persone, ci sono 2 o 3 persone che addirittura hanno visto dei video precedenti dal Brasile, ma anche dalla Svizzera. Quindi nel caso in cui un arabo vedesse questo video, vorrei dire che se ce l'ha fatta il vostro capitano a giocare in nazionale, ce la può fare chiunque, perché un giocatore più scarso di quello del difensore dell'Arabia Saudita non lo puoi trovare. Quindi continua, ce la puoi fare tranquillamente. Detto questo, domani gioca la squadra d'Uruguay. Credo che con l'Egitto potrà dire la sua. Spero che vinca. Recupera Salah l'Egitto, quindi recuperato proprio in extremis il giocatore del Liverpool. E niente, quindi vedremo domani cosa succederà. Però in questo gruppo continuo a dar fiducia all'Uruguay. Per me l'Arabia Saudita ormai è già fuori, ma era già fuori in partenza. Non c'è bisogno neanche di questa partita per capire, diciamo, la sua grande forza. Quindi praticamente l'Arabia Saudita, secondo me, il suo mondiale è già finito. Domani vediamo l'Uruguay. Quindi se volete lasciate un like a questo video, iscrivetevi al canale, ci vediamo domani, ciao.